Buongiorno a tutti, ci troviamo qua nei pressi dell'ospedale di Caprino Veronese e vedremo come la struttura, nonostante che proclamino lo stato d'emergenza qua nella zona d'Italia, del lago di Garda, la struttura appare completamente disabitata, cioè completamente, quasi completamente, c'è qualche persona, qualcosa di personale, ma quindi non si capisce da cosa nasce questa problematica degli ospedali, se molti continuano a rimanere vuoti, come avevamo già segnalato. Seguiteci. A questo punto di prelievo dei tamponi oggi non c'è nessuno, praticamente, rispetto a ieri. Ecco, siamo dentro all'ospedale di Caprino. Di Caprino Veronese, stiamo vedendo oggi è il 3 novembre 2020 e vedete che non c'è praticamente nessuno. Guardate, completamente vuoto. Stiamo vedendo come l'ospedale praticamente non sembra essere pieno. E qui non vi è nessuna emergenza. Praticamente è tutto vuoto, vedete che è proprio completamente vuoto e quindi la situazione non appare tale da rappresentare un'emergenza. Abbiamo visto come l'ospedale sembra completamente disabitato, mentre qua ieri vedevamo i tamponi, oggi non c'è nessuno. Quindi questa psicosi generata dal fantomatico virus tiene molte persone lontano dall'ospedale, come abbiamo visto anche in altri nosocomi.
per la paura di beccarsi il virus. Una situazione alquanto paradossale, visto che i decreti di PCM e Conte sembrano provvedere a tutelare la salute, mentre in realtà se il cittadino non va a curarsi ospedale, la salute non viene altresì tutelata. Code fuori da ospedale invece decretano la psicosi generata da questo governo contro questo virus che praticamente ha una bassissima percentuale di vittime e contagia in percentuale pochissime persone. Quindi la peggior malattia che ha generato il virus qual è stata? È stata la psicosi di questa pandemia, e la gente si rinchiude in casa non solo perché diciamo glielo dice il governo, ma perché praticamente ne ha paura. I provvedimenti attuati in quest'anno, l'ultimo anno, sono alquanto restrittivi e hanno rallentato l'economia, tant'è che molta gente sta arrivando sulla soglia della povertà e della fame. Quindi la peggior malattia a sconfiggere nei prossimi anni sarà la fame, e verrà pure dimenticato questo virus che ha generato una psicosi incredibile soprattutto nelle menti del governo, ma altresì per diffusa dai media anche nella gente. E si confida che queste restrizioni cessino ad esistere, perché non è chiudendo la gente nelle case che si combatte una malattia, ma è preparando una sanità adeguata ai servizi del cittadino, creando ospedali e strutture e servizi medici all'altezza della nazione come può essere l'Italia, che purtroppo in questi ultimi anni non svolge più le funzioni essenziali per il cittadino come dovrebbe essere.